installazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione del capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il dottor Giuseppe Cerrone. A nome di tutte le commissarie e dei commissari do il benvenuto al dottor Cerrone, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di genere. L'audizione odierna è da inquadrare nel ciclo di audizioni dedicato al filone di inchiesta incentrato sulla stesura di un testo unico sulla materia in linea con l'articolo 2,1 lettera n della legge del 9 febbraio del 2023, la numero 12, istitutiva della Commissione. Il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito è in tal senso assai prezioso, data la centralità delle leve culturali e formative nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Rinnovo quindi il ringraziamento al dottor Cerrone e gli do subito la parola. Grazie, dottore. Prego. Grazie Presidente, grazie ai commissari, grazie davvero per l'invito, perché come già diceva la Presidente nell'introdurmi, il Ministero dell'Istruzione è molto consapevole del ruolo che svolge il sistema scolastico nel suo insieme come forma ovviamente di prevenzione di quei comportamenti che invece sono analizzati da questa Commissione sotto un profilo patologico, quindi a valle di quello che è il ruolo educativo e formativo che la scuola svolge. Il ringraziamento è poi anche connesso alla tempestività di questo momento, perché è un momento nel quale, dopo oltre un anno e mezzo di inizio della legislatura, si possono già offrire a questa Commissione una serie di iniziative e di elementi concreti che sono stati svolti su questo tema e che quelle di cui vi illustrerò il profilo normativo legislativo, quindi si prestano anche ad essere valutati ai fini della redazione del testo unico, che è poi lo scopo specifico al quale la Commissione in questo momento sta lavorando e che è un po' la ragione di questa audizione. Però, se mi consentirete, ripeto, questa è un'occasione molto valida anche per illustrarvi alcune iniziative di natura non propriamente legislativa, quindi delle azioni concrete che sono state già svolte indipendentemente, come dire, da novità legislative che pure sono molte significative, di cui vi dirò. Innanzitutto il Ministero dell'Istruzione e del Merito in questo, ripeto, un anno e mezzo è intervenuto in questa materia, diciamo così, sui temi collegati a questa materia, su tre linee di intervento. Una prima vera e propria, diciamo, iniziative specificamente rivolte a prevenire la violenza di tutti i tipi, ma in particolare contro le donne, e violenza di genere in generale. Una seconda, come dire, un po' più ampia, direi andiamo per cerchi concentrici rispetto al focus, che quelle che sono le misure di contrasto alla povertà educativa, che come dire, sappiamo benissimo essere l'humus, il contesto ideale per il verificarsi, ai noi, di questi episodi. E il terzo, quindi secondo un cerchio concentrico ancora un po' più lato, diciamo, rispetto all'obiettivo di questa diciamo che è oggetto del vostro lavoro, che è quello invece del ripristino della cultura del rispetto di tutte le regole in generale nell'ambito scolastico, e in particolar modo quindi anche misure che sono volte a tutelare l'azione dei docenti e dei dirigenti scolastici. Anche in questo, come avrò modo di dire dopo, è chiaro che si può rinvenire in nuce, diciamo così, dalla violazione di queste regole elementari di comportamento, il seme di violenze di altro tipo, come quelle che voi state affrontando. Allora, vado per il primo ambito di cui vi ho detto, le iniziative del Ministero contro la violenza sulle donne. Allora, questo tema innanzitutto è all'attenzione del Ministero già da anni. Ad esempio, diciamo, sono del 2017 le linee guida per promuovere nelle scuole l'educazione, la parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni. Queste linee guida sono state però aggiornate di recente dal ministro Valditara.
La direttiva di novembre invita in particolare le istituzioni scolastiche a promuovere percorsi educativi mirati a sviluppare una cultura di rispetto reciproco e a contrastare ogni forma di violenza. L'accento è posto sulle scuole secondarie di secondo grado con un approccio basato su metodologie laboratoriali e attività pluridisciplinari, focalizzandosi in particolare sulle tematiche del rispetto e del contrasto alla violenza maschile sulle donne. La direttiva può contare anche su un finanziamento di 15 milioni di euro per supportare queste attività extracurricolari, garantendo così le risorse necessarie per la realizzazione di questo progetto. Inoltre prevede la formazione specifica per i docenti coinvolti attraverso l'INDIRE con la collaborazione di professionisti qualificati. Ricordo in questa sede che, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre di ogni anno, il Ministero promuove iniziative per rappresentare l'adesione a tale ricorrenza, testimoniando così la propria determinazione a contribuire concretamente alla diffusione dell'educazione al rispetto e alla lotta contro ogni violenza e discriminazione. Inoltre, nel corso degli anni, il Ministero ha concorso con specifici finanziamenti all'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche che abbiano proposto progetti destinati a ridurre la disuguaglianza di genere, educare al rispetto e contrastare la violenza contro le donne. Passo allora al secondo capitolo, diciamo, che vi avevo accennato in apertura. Il contrasto alla povertà educativa e il sostanziale e generale innalzamento dei livelli di istruzione. Sappiamo infatti, come dicevo, che queste manifestazioni di violenza vanno intercettate alla radice e sono tanto più statisticamente rilevanti laddove sono più alti gli indicatori che noi conosciamo bene di disagio giovanile, di dispersione e quindi di marginalità sociale anche di altro genere. E quindi ora vi dirò una serie di iniziative che sono rivolte a cercare di ripianare, ripeto, alla radice queste disuguaglianze. Come peraltro evidenziato l'Istat nell'audizione proprio innanzi a questa commissione, la violenza contro le donne è un fenomeno basato su una cultura di genere distorta e stereotipata e sulla simmetria delle relazioni di potere tra uomini e donne. Sempre in base ai dati Istat, è interessante evidenziare che il 61% delle donne che sta facendo il loro percorso di uscita dalla violenza ha un'istruzione medio-alta. Ci si riferisce quindi a donne con diploma di scuola secondaria di secondo grado o addirittura un diploma di laurea o di dottorato. E più del 50% lavora. Questo dato quindi stabilisce abbastanza, in modo abbastanza inequivocabile che un più elevato grado di formazione e di cultura, quindi di livello proprio di acquisizione di competenze formative da parte delle donne aumenta la loro consapevolezza e la loro forza nell'intraprendere il percorso che noi sappiamo essere difficile, anche giudiziario, quindi di denuncia, di contrasto comunque alla violenza subita. È dunque fondamentale contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, cioè quei fenomeni che non consentono di raggiungere quel grado di istruzione a cui vi faccio riferimento, e di abbandono precoce, in modo da favorire, fin dai primi anni, un più alto livello di formazione e in particolare la cultura del confronto e della parità. E allora ci sono varie iniziative in questo momento in campo per questo scopo. Innanzitutto il PNRR, che fortunatamente prevede investimenti significativi, addirittura un miliardo e mezzo di euro, per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di lotta alla dispersione scolastica, finalizzati tra l'altro alla realizzazione di attività di tutoraggio per studentesse e studenti, in particolare nella fascia di età 12-18 anni, che è una fascia dove cominciano ad evidenziarsi i fenomeni che voi state analizzando, a rischio di abbandono scolastico o che abbiano già abbandonato la scuola. Gli interventi finora realizzati fanno registrare il coinvolgimento di oltre 1,5 milioni tra studentesse e studenti. Un campione molto numeroso, soprattutto perché mirato, cioè individuato in quelle realtà in cui, vi dicevo, si parte da dati di marginalità, di divario e di disagio. Inoltre, e qui passo a delle prime misure normative che sono state affrontate in questa legislatura, con il decreto legge Caivano abbiamo previsto lo stanziamento di
ulteriori e significative risorse per ridurre sostanzialmente i medesimi divari territoriali e per contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce. Sono risorse ulteriori rispetto al PNRR perché sono funzionali a attivare altri strumenti che il PNRR non consentiva di poter, come dire, conteggiare nell'ambito delle risorse assegnate allo Stato italiano. E così abbiamo oltre 13 milioni per potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano Agenda Sud. Quindi abbiamo immaginato concretamente la presenza di ulteriori docenti specificamente formati e orientati al trattamento di situazioni di disagio particolare, perché impegnati sui progetti pilota, cioè su una serie di realtà territoriali di grande, di patente, diciamo così, disagio, che sono stati individuati dal Ministero sulla base peraltro di dati sostanzialmente oggettivi, che sono quelli dell'Invalsi, quelli di chi misura questo grado appunto di divaricazione, diciamo così, dagli obiettivi formativi medi del nostro sistema. Allo stesso modo, sempre col decreto legge Caivano, è stata utilizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali nelle regioni maggiormente colpite dal fenomeno della dispersione del Sud e, come dicevo, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità degli apprendimenti risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Invalsi. Simili azioni sono state peraltro proprio di recente, è un provvedimento di ieri, sono state riservate anche alle marginalità del nord Italia, che sono molto diverse dal punto di vista qualitativo, tra virgolette, nel senso che riguardano realtà di periferie, anche di grandi centri, di centri urbanizzati e tendenzialmente ricchi, tra virgolette, rispetto a quelle che invece abbiamo affrontato nelle realtà del sud, ma che hanno, e questo è un dato su cui riflettere, i medesimi gap di natura sia di apprendimenti, sia di disagio, sia di, diciamo così, divaricazione rispetto agli obiettivi formativi che il sistema tenta di assicurare a tutti in modo uniforme sul territorio nazionale. E quindi questo piano, che è un piano svolto con un'azione che non ha previsto norme di legge, ma è stata svolta, diciamo, in via amministrativa con un decreto del ministro, coinvolge, diciamo così, risorse fino addirittura a 220 milioni di euro. Il decreto Caivano ha introdotto anche disposizioni per rafforzare il rispetto dell'obbligo di istruzione, che era un tema sul quale, che era stato probabilmente, come dire, sottovalutato per molti anni, dettando una nuova disciplina in carico ai sindaci, in particolare ai dirigenti scolastici, perché ci sia una vigilanza effettiva sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Il dato da cui partivamo era un dato davvero poco coerente, diciamo, con la realtà perché addirittura l'inosservanza dell'obbligo di istruzione era sanzionata in modo del tutto irrilevante, con una sanzione, se non erro, di 30 euro in capo ai genitori, e invece è stata fatta una scelta di politica sia educativa ma anche sanzionatoria che prevede per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale il passaggio da contravvenzione a delitto con una pena fino a 2 anni, ma ciò sempre in esito a un percorso di tentativo, di recupero, che valorizza molto il ruolo dei dirigenti scolastici, per cui si attiva la sanzione proprio come extrema ratio, cioè di fronte proprio alla indisponibilità del genitore di assicurare al proprio figlio quello che è un diritto, assoluto che il sistema deve garantire. Sempre in tema di prevenzione dell'abbandono scolastico, voglio segnalare anche un disegno di legge, o meglio una proposta di legge peraltro che origina dal Parlamento ma che il Governo ha abbracciato, diciamo così, che è quello che riguarda lo sviluppo delle competenze non cognitive, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, che prevede iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'obiettivo perseguito è quello di promuovere, oltre che la cultura della competenza, che rimane
come dire, sempre la base della formazione erogata dalle istituzioni scolastiche, anche però uno sviluppo armonico e integrale della persona in quanto tale, quindi dello studente inteso come persona, nelle sue potenzialità, nei suoi talenti, anche nelle sue componenti di emotività e di affettività. Al contempo il Ministero dell'Istruzione è anche impegnato, sempre in coerenza, devo dire, con il PNRR, nel superamento di uno stereotipo forte che incide sulla materia che è all'oggetto della vostra analisi, che è lo stereotipo di genere nell'apprendimento delle discipline STEM, discipline che sembrano concepite irragionevolmente solo per gli studenti di sesso maschile, quindi facendo valere uno stereotipo che può essere il seme di ulteriori altri stereotipi che vanno invece destrutturati. I dati più recenti forniti dall'Istat sui diplomati confermano in effetti la presenza di questo stereotipo e quindi la necessità di intervenire, perché mostrano come il numero complessivo dei diplomati sia pressoché identico per, maschi e per i maschi e per le femmine, ma la distribuzione per, titolo di per tipo di scuola varia sensibilmente. Più del 60% delle donne consegue un diploma liceale contro il 39% dei maschi, ma solo il 19% lo consegue presso uno scientifico, invece il 26% dei maschi. Se passiamo agli istituti tecnici, troviamo un dato che è pressoché, come dire, monopolizzato dal sesso maschile, perché solo il 21% sono delle donne. Allora, per contribuire a superare questo divario che nell'illustrazione che vi sto facendo, come dire, contribuisce a nostro avviso a cercare di demolire in radice una serie di stereotipi negli studenti e nei ragazzi che in età della crescita poi magari da questo stereotipo fanno, come dire, derivare ulteriori altre conseguenze di comportamento non accettabili. Allora, siamo felici di aver adottato delle linee guida per le discipline STEM, sempre da parte del Ministro Valditara, a fine del 2023, che prevedono la promozione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte a questo punto alle famiglie, perché le famiglie hanno il ruolo indubbio e insostituibile di orientare nella scelta formativa i propri figli, e quindi in particolare poi in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che è una giornata che cade poi proprio in quel periodo dell'anno quando furono adottate le linee guida, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente alle alunne e alle studentesse, superando quindi questi stereotipi a cui facevo riferimento. Sottolineo anche che, sempre al fine di universalizzare i livelli culturali, di superare i pregiudizi che oggi persistono in ordine a una presunta attitudine del genere maschile a seguire percorsi formativi, tecnici e professionali, è di rilevante impatto, a nostro avviso, il disegno di legge, in questo caso governativo, sull'istituzione della filiera tecnologica professionale, attualmente in seconda lettura presso il Senato, che quindi presumiamo che possa essere presto approvato. Con questo disegno di legge, davvero prossimo, dicevo, all'approvazione, si valorizza concretamente l'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali, perché il disegno di legge promuove stabilmente la continuazione degli studi di questi, diciamo, in ottica di filiera, verso il segmento terziario, cioè quello post-diploma, preferibilmente verso gli ITS, ma anche chiaramente in ogni altro percorso post diploma, quindi si consegue davvero una pari dignità di questi percorsi rispetto a quelli liceali che apparentemente, come abbiamo però visto anche dai dati che ci dà l'Istat, sembrano appannaggio in maggior modo della componente, come dire, femminile. Terzo ramo, diciamo, di azione che abbiamo svolto in questo anno e mezzo, la promozione della cultura del rispetto, diciamo così, delle regole in generale e del rispetto delle figure della scuola, da cui a nostro avviso discende naturalmente un rispetto anche delle altre figure che sono nell'ambito scolastico, a partire dai propri compagni e compagne. Il Ministero dell'Istruzione si è fortemente impegnato nella lotta ad ogni forma di violenza in ambito scolastico, sia fra gli alunni che a danno del personale. Scopo prioritario di questi interventi è diffondere la cultura del rispetto e della convivenza civile nelle nuove generazioni. Abbiamo già una legge approvata,
la 25 del 2024, che è intervenuto in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti in generale e anche dai loro familiari e nei confronti del personale della scuola. L'intervento, peraltro, si affianca a un ulteriore intervento di natura non normativa, che è stato quello per il quale il Ministero riesce ora a garantire la difesa legale dell'avvocatura dello Stato ai docenti che sono, come dire, oltraggiati, danneggiati da questo tipo di condotte. Non è una cosa di poco momento, perché indubbiamente lasciare solo il docente ad affrontare una battaglia giudiziale a proprie spese e quindi con avvocati del libero foro significa proprio fin dall'inizio diminuirne la capacità di difesa, mentre invece da dipendente dello Stato quale è siamo riusciti ad assicurargli questa difesa in capo all'avvocatura. E allora il provvedimento, la legge 25, dicevamo, su un piano più strettamente istituzionale crea anche l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del Personale, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale, introducendo anche la Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza, in questo caso nei confronti del personale scolastico. Sul versante invece penalistico-sanzionatorio introduce una circostanza aggravante comune per aver agito nei delitti commessi con violenza o minaccia in danno sempre di personale della scuola. E si modifica anche la fattispecie di violenza o minaccia, nonché di oltraggio a pubblico ufficiale, configurando ulteriori circostanze aggravanti. Quindi c'è un inasprimento oggettivo delle pene di queste condotte, su cui c'è stata una riflessione molto seria, ma anche molto, direi, pacata. Non si è gridato all'eccessivo, come dire, inasprimento di queste sanzioni. È stata poi di recente approvato il disegno di legge in materia di prevenzione e contrasto al bullismo, che peraltro è in attesa, mi sembra, di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In base a quest'ultimo intervento normativo, il Ministero dell'Istruzione del Merito e le scuole hanno riacquistato un ruolo centrale nello studio, in questo caso, e nella prevenzione dei fenomeni che sono oggetto di analisi da parte di questa Commissione. Infatti, si istituisce presso il Ministero dell'Istruzione, quindi anche simbolicamente, diciamo, il luogo non è da poco, in precedenza simili osservatori erano altrove, un tavolo tecnico di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza in generale, nel quale siederanno esperti in campo psicologico, pedagogico, delle comunicazioni sociali telematiche, rappresentanti delle associazioni dei consumatori, un tavolo deputato all'elaborazione di un piano di azione teso a stabilire iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in sinergia con le istituzioni scolastiche. Questo piano non è carta solamente, non sarà carta, perché vincolerà, nel modo in cui ora dico, le scuole. Perché il Ministero redigerà le linee di orientamento in materia di bullismo e cyberbullismo, all'interno delle quali sono indicate anche la promozione di iniziative educative e di percorsi di mediazione, nonché le procedure concrete a favore dei dirigenti scolastici per metterle in atto nelle loro scuole. Ciascun istituto scolastico, in forza della legge, dovrà adeguarsi alle linee di orientamento del Ministero e, conformemente a queste, adottare un codice interno istituendo un proprio tavolo di monitoraggio. Ogni scuola dovrà aggiornare il proprio regolamento d'istituto, recependo le linee di orientamento, e anche i regolamenti disciplinari e i patti educativi di corresponsabilità, che sono attualmente previsti dal regolamento dello statuto recante norme sullo statuto delle studentesse e degli studenti a scuola secondaria, dovranno conformarsi a queste linee di orientamento ministeriali, prevedendo misure specifiche di contrasto agli atti di bullismo. Ciascun dirigente scolastico ha un ruolo, inoltre, particolarmente attivo, limitatamente però agli episodi che accadono nell'esercizio delle sue funzioni. Si è discusso di questo durante l'approvazione del disegno di legge, perché i dirigenti scolastici hanno sì un ruolo, come dire, di sentinella e di osservazione di questi fenomeni, ma solo di quelli che accadono nell'ambito scolastico. Non si poteva immaginare che avessero un ruolo, come dire, extrascolastico, che compete ad altre componenti. E hanno in tal caso anche un obbligo informativo, appunto, verso i genitori e i tutori, nonché, nei casi gravi,
di insuccesso delle attività realizzate a scuola, di segnalazione anche all'autorità giudiziaria per l'eventuale attivazione di misure rieducative. Allora, ho sostanzialmente concluso, però vado anche al punto che è quello, come dire, dello specifico quesito da cui nasce questa audizione. Quanto di quello che vi ho appena illustrato può fare parte, come dire, di un testo unico che sia rivolto a questo punto specificatamente alla prevenzione della violenza di genere. Chiaramente tutte queste misure, come ho detto all'inizio, come dire, si pongono diciamo in una scala di interventi che i poteri pubblici fanno. Quello della scuola è estremamente a monte, ha cioè necessariamente un suo orizzonte, un suo spettro, diciamo, di azione che è sostanzialmente generalizzato, perché prova a rimuovere dal principio proprio le precondizioni, le cause da cui, voglio dire, può crearsi quel contesto non sereno, potremmo dire, diciamo, di disagio, che costituisce la precondizione oggettiva dei fenomeni di violenza di genere. Quindi da questo punto di vista sono delle misure che conformano il sistema scolastico in quanto tale, indipendentemente dall'obiettivo, che pure però è ben chiaro, di prevenire in particolare questi fenomeni. Cioè sono delle misure che al contempo debbono prevenire anche altri disagi, anche altre marginalità, e quindi sono certamente misure che, come dire, possono essere valutate, diciamo così, in una parte generale del testo unico a cui questa commissione lavorerà, e che comunque potranno essere citate ed annoverate, come dire, per rinvio ai corpi normativi che sono quelli tipici del sistema scolastico, dove già ora sono allocate. Alcune di queste invece, come le misure del decreto Caivano, quelle di natura sanzionatoria penale, chiaramente hanno già, diciamo, la loro sede normativa altrove. Il decreto Caivano, in quanto una misura, diciamo, come dire, per sua natura di impatto robusto ma transitorio, mentre quelle di natura sanzionatoria e penale chiaramente sono allocate nei loro codici, e quindi immagino che sarà particolarmente utile poter da questo testo unico rinviarvi. Quindi questa è, come dire, una valutazione ai limiti, diciamo, tra il tecnico, che poi è il mio ruolo, e poi le valutazioni invece di natura politica, che chiaramente questa commissione ha tutto il dovere di svolgere. Io ho concluso. Grazie per l'attenzione. Grazie, io ringrazio il dottor Cerrone. Chiedo se ci sono dei colleghi o delle colleghe che hanno piacere di rivolgere delle domande al dottore, sia da remoto che collegati. Non ce ne sono, è stato esaustivo. Quindi noi ringraziamo il dottor Cerrone e concludo l'audizione. Grazie.